bando agli scongiuri, bando alla scaramanzia, ormai il verdetto è sempre più vicino per voi. Sì, diciamo che manca la matematica, però siamo convinti di continuare il nostro percorso importante che abbiamo fatto fino adesso, e quindi speriamo di arrivare il più presto possibile a questa promozione voluta, desiderata, meritata, e siamo contenti di quello che stiamo facendo. E ripeto, c'è voglia di festeggiare, ma bisogna aspettare la matematica. Tra l'altro è stato un cammino forse reso ancora più difficile dal fatto che eravate i favoriti d'obbligo, tutti avevano gli occhi addosso a voi. Insomma, quanto è stato complicato, seppur comunque la piazza ha risposto bene, il presidente non ha badato a spese per costruire una grande squadra? Ma guarda, quando ci hanno dati per favoriti è perché da subito il presidente ha mantenuto, come ho detto precedentemente, le promesse e le premesse dette, quindi per quello siamo diventati favoriti. È stato difficile perché è tuttora una corsa a batterci più che a non farci vincere il campionato, quindi ogni partita per noi, per gli altri è una finale, lo diventa anche per noi. Non c'è momento per poter gestire, non c'è partita in cui puoi accontentarti. È stimolante ma anche stressante, però ripeto, con una proprietà così forte, una squadra così forte, è anche divertente la domenica. Ecco direttore, una squadra che sta facendo record su record, c'è forse la sensazione che questo zoccolo duro, questo gruppo possa anche essere riconfermato almeno in parte per l'anno prossimo? Ma sicuramente i ragazzi stanno dimostrando di essere una squadra per questa categoria assurda, come dicevo prima, stratosferica, e insieme al presidente e all'allenatore stiamo facendo diverse riflessioni sulle possibili conferme. Se dovessi guardare ai risultati sarebbe da riconfermare in toto, dal magazziniere al presidente, tutto, però nel calcio lo sappiamo, cambiando di categoria ci sono delle scelte importanti, difficili da fare, quindi sarà nostro compito, ripeto, insieme al presidente e al mister, di valutare attentamente ogni profilo e poi scegliere se continuare con lui oppure cercare altro. Ecco direttore, poc'anzi ha detto una parola, finale. Una potrebbe arrivare mercoledì con la semifinale contro l'Imolese, sicuramente la partita si è messa in discesa dopo la vittoria dell'andata, però c'è ancora tanto da fare. Sì, sicuramente anche il campino in Coppa Italia è stato importantissimo perché l'abbiamo vinte tutte e abbiamo vinto anche a Imola, e speriamo di arrivare in finale, cioè siamo convinti di farlo, ma mercoledì sarà una partita insidiosa perché l'Imolese, abbiamo visto l'andata, è una squadra giovane con grande gamba, intensità, e che soprattutto non ha nulla da perdere, quindi a volte le squadre che non hanno nulla da perdere hanno anche più coraggio, gli vengono fuori giocate che sicuramente in un altro momento non farebbero, quindi bisogna stare attenti, ma siamo convinti di arrivare in finale e giocarci anche la possibilità di vincere questa Coppa. Avete fissato un obiettivo per l'anno prossimo? L'obiettivo per l'anno prossimo l'ha fissato il presidente, io da buon direttore, da buon addetto ai lavori, dico che cercheremo di fare sicuramente un altro campionato importante e poi alla fine tireremo le somme. Abbiamo una proprietà molto ambiziosa, molto forte, che ci dà tutto per poter cercare di arrivare il più in alto possibile anche il prossimo anno, sempre prima vincendo questo, perché ancora sarò ripetitivo, ma finché la matematica non ce lo dice non possiamo veramente festeggiare e programmare.